presentato una riedizione anastatica di un libro su Nicola Zavaglia, un capomastro vissuto a cavallo tra il 600 e il 700 che ha operato in Vaticano e partendo da origini umilissime e da un sostanziale analfabetismo ha creato macchine complesse, inventato ponteggi mobili smontabili e reimpiegabili, un esempio di un talento del settore delle costruzioni. Questo libro, che nella originaria stesura del 1743 fu voluto dalla Fabbrica del Vaticano per motivi anche geopolitici, anche di esaltazione della grande opera intrapresa, rappresenta anche una summa delle conoscenze nel settore delle costruzioni a quell'epoca. E la sua catalogazione in maniera sistematica delle attrezzature, ma del modo di fare, anche delle procedure, ha dato luogo a una specie di manuale, il primo manuale vero e proprio del settore delle costruzioni fatto e stampato nel nostro paese. Ci sembra, in un momento così difficile per il mondo delle costruzioni nel nostro paese, ci sembra che ricordarci che c'è una trasmissione del saper fare, che è necessario diffondere la cultura del mestiere, del saper fare, sia anche proprio del forming come sua attività principale, che è appunto come core business quello della formazione nel mondo delle costruzioni, del trasmettere il saper fare del mondo delle costruzioni.